Carissimi amici della Prognotomia, buon sabato. Io mi scuso se non ho più postato video dopo Natale, ma sono stato una settimana in montagna, nella mia seconda casa, rigorosamente, come prevedono le leggi all'interno della regione, quindi però nevicava molto, internet era un po' ballerino, non ho voluto rischiare, insomma, di perdere tutto. Oggi facciamo quindi una doppia sbarbata, oggi e domani. Perché proviamo le due novità che mi sono arrivate dal Canada, direttamente dal Canada. Ordinate tempo fa, c'è stato qualche rallentamento, ma alla fine sono arrivate, eccole qua. Hanson Razor, spero che si veda bene. Hanson Razor nelle due versioni, io l'ho voluto prendere sia nella versione, diciamo, più che nella versione più, cioè la versione normale e la versione mild, diciamo così. Le differenze sono veramente poche. Allora, apriamo la confezione e vediamo che la confezione ha la sua libretto di istruzioni con spiegano addirittura come inserire la lametta, insomma, cose abbastanza semplici, insomma, da capire, con le varie istruzioni di montaggio del rasoio. E questo è il rasoio, come si presenta. Questa è la versione diciamo più blanda, la versione base, diciamo più che viene anche tra l'altro consigliata dal loro sito per le donne di sugno depilare. Come capiamo la differenza? Ecco, vediamo anche l'altro. Questo l'ho scelto verde, verde militare, colore alluminio, alluminio 38 grammi. Vedete che tipo di particolare tipo di testa, molto particolare, con questa squadra, molto squadrata, molto che può ricordare come pettine, con questa rientranza, come forma vagamente un timeless, ecco, diciamo così, e come forma del coprilametto della testa, un po' il Blackbird Land, ecco, vagamente, ecco, l'idea come lo puoi ricordare. Altra versione, sempre uguale, la confezione, sempre uguale il packaging. L'ho scelta invece blu elettrico, sempre alluminio, peso uguale. E vedete che però si nota una piccola differenza di esposizione, già così, secondo me. Questo è più esposto. Questo è più esposto, eccolo qua, blu elettrico. E come riconoscere i due rasoi, no? Cioè, come fare a capire se questo dal coprilametta, perché nella versione, diciamo, base, io lo chiamo base, ma in realtà non si chiama base, chiamiamola mild e medium, no? Ecco, mild. Voi vedete, spero che si riesca a vedere, che c'è un più dove vediamo un attimo dove non so più. Qua sotto il prigioniero c'è un più. Ok, no? Questo vuol dire che la versione è il pettine, che penso che sia. Eccolo qua. Eccolo qua. Anche qua c'è il più. Ecco, vedete? Un più. Nella versione invece più mild, più aggressiva, diciamo così, chiamiamola così, il più raddoppia, vedremo che raddoppia e diventa un più. Lo possiamo, adesso sto smontando, vedere dal pettine, controllo anch'io perché. Vedete in alto, eccolo qua, due volte più. E la stessa cosa avviene sempre in basso a sinistra per quanto riguarda il coprilametta. Ora, siccome io ho la barba di 3 giorni, oggi useremo il più. Io voglio fare una cosa, voglio provare poi domani con la barba in un giorno
a utilizzare invece il più, che dovrebbe essere quindi il mild, che dovrebbe essere adatto alla nostra quotidiana. Che cosa useremo come lametta? Ma io andrei con una stylus sincera, andrei con una stylus rossa della Gillette, eccola qua, che è una lama che io equiparo tranquillamente all'Astra Blu, una delle mie stylus preferite. Lo useremo la stessa lama in modo da avere un confronto, da avere un riscontro. Io qua ho un poretto che potrebbe rompersi. Ve lo dico già prima, sempre al solito discorso. D'altronde, qualcuno mi ha detto che mi procuro proprio il point. Questo non è sbagliato, ma c'è delle due cose. Uno, che appunto, assumendo la candida aspirina tutti i giorni, la permeabilità capillare, la fluidità del sangue è più, no? È più, eccolo qua, armato. Vediamo se si vede bene, se si vede bene l'esposizione. Eccolo qua. Sia perché chiaramente cambiando molto spesso il rasoio per provarli, è ovvio che uno non fa abitudine al. Quindi proveremo le due versioni, una per una barba di 3 giorni, quindi importante, e una per una barba di un giorno, quella che sarà domani. Sciacquo il viso e, come sapone, ovviamente il nostro tormentore di questo autunno inverno, dopo aver finito l'ultimo che avevo finito, adesso mi sono buttato, come voi sapete, sul mitico sandalo indiano, che ormai ha i suoi anni e va finito, di Vignoli, che è ottimo, ma va consumato, insomma. Pennello, utilizziamo sintetico, utilizziamo Omega Evo, eccolo qua, versione Marble, credo che si chiami questo qua, è Omega Evo. Quindi basta solo sciacquarlo, aiutarlo un po' e andare a prelevare il nostro sandalo indiano, che tiene duro, eh? Guardate che io lo uso solo questo, quindi non. Ho molti saponi da farvi vedere, poi, che ho comprato in questo mese, tanti tallovati, ma qui il gioco è finire il sandalo indiano, ce n'è ancora, eh? Ce n'è ancora. Allora, anche perché poi ne basta pochissimo, c'è quello che poi in realtà, quando noi facciamo i nostri discorsi sulla scimmia, in realtà i saponi durano, e sono fatti per durare, evidentemente. Andiamo con una prima insaponata. Che è ancora asciutta, diciamo così. Ci aggiungo un po' d'acqua calda, in modo da far partire il montaggio. Un montaggio semplice, perché la crema la Vignoli. Così è ancora un po' solido, questo è ancora un goccino d'acqua, ed ecco che la consistenza inizia a diventare corretta.
Bene. Andiamo a provare questo Hanson Razor canadese testa milde. Allora, la lama si sente. E almeno visivamente sembra aver portato via. Queste due rasature sono dedicate a lui, a Langston. Una delle novità di questo fine 2020-2021. Impressione, ma queste sono impressioni, per cui dobbiamo vedere la fine della rasatura, è che il rodeo scorra bene, porti chiaramente a spingere un po' perché l'alluminio è molto leggero e quindi non fa l'effetto trascinamento che fa, diciamo, un acciaio. Però sembra che tagli, eh. Ho letto tante impressioni. Allora, non ha tolto proprio tutto, ma cioè, c'è ancora un po' di pelo, chiaramente, prima passata, però devo dire che ha tagliato bene. Nonostante un'esposizione dichiaratamente non aggressiva, diciamo così. Seconda passata, e poi ho notato una certa facilità, diciamo, di utilizzo, no? Ho trovato, almeno per il ingresso del pelo, subito l'angolo corretto di rasatura. Ha facilitato la forma della testa, un po' come succede con Blackbird, Blackland, con altre esposizioni, ragazzi, non è paragonabile, altri materiali, cioè, stiamo parlando di un'altra cosa, però come principio l'Omega Evo si conferma più efficace nella seconda passata che nella prima, come sempre. E andiamo con le danze dello pelo obliquo.
Ci cerco anche bene, vedete che non rimane praticamente nulla. Zona delicata, sotto collo. Considerate che non avevamo i 3 giorni, quindi. Tiriamo un po' la pelle. Poi il face mapping. E devo dire che adesso non è rimasto più niente. Per puro esercizio andiamo a fare un contropelo. Leggero, ma siamo già puliti, eh? Andiamo proprio a togliere, come dire, le ragnatele dagli angoli. Allora, contropelo, passate lungo, ben distese. Poretto si è riaperto, vedete, purtroppo, ma non è niente, è solo un poretto che finché non si riassorbe si taglia. Questa non è colpa del rasoio. Ma con il nostro Witch Hazel chiuderemo anche quello. Bene, contropelo andato. Sciacquiamo il viso. Andiamo. Direi il risultato puliamo, più che soddisfacente, un po' di tonico per lenire e stringere i pori, ma questa volta a parte il nostro poretto che è già chiuso, è una riapertura di un vecchio piccolo red point che avevo causato con un esperimento lontano di nuovo con l'Icon Tech, che devo dire che ogni volta che lo uso funziona meglio, non ha fatto danni, quindi rasoio sicurissimo. Allora, iniziamo a fare un discorso, scusate che ricapitolando. Partiamo dal vabbè, sapone.
Sapone sandalo indiano, a me piace molto, poi bignoli, ripeto, crema, non voglio ripetere il discorso ogni volta, comunque facile da montare, facile da utilizzare, protettivo, insomma, ottimo prodotto. Poi la fragranza mi piace in particolare in inverno. Poi, cosa abbiamo di bello? Abbiamo usato l'Omega Evo. Omega Evo, che non è il mio sintetico preferito, lo dico chiaramente, non c'è problema, anche se ne riconosco che la qualità, io un po' si vede tutto quanto bene, Omega Evo, ciuffo molto denso, non è il mio sintetico preferito, però è un ottimo pennello ed al meglio, secondo me, nella seconda passata. Nella prima tende un po' ad essere duretto. Però nella seconda passata già insomma, si roda e dà il meglio. Poi passiamo al dopo barba. Oggi ho voglia di Especial. Especial di Excocosmesi che racchiude un po' l'autunno, l'inverno. Legni, sandalo, spezie, pepe, insomma, c'è un po' di tutto qua. Allora mettiamolo con una bella splasciata. Questo è un grande classico della casa Estrosmesi. Profumo complesso. Profumazione probabilmente. Non per tutti, e magari alcuni possono ritenerla molto complessa, però a me piace molto. Io chiamo i legni e chiamo il sandalo, eccolo qua. Allora, quindi che dire? Passiamo ai protagonisti, al protagonista della rasatura e alla sua accoppiata. Allora, ottimo. Eccoli qua. Lo faccio vedere bene. Eccoli qua. Io l'ho trovato, devo lavarlo tra l'altro, l'ho trovato facile da utilizzare. Non mi ha creato nuovi danni, ma mi ha semplicemente, vedi il poretto già non è neanche stato intaccato, mi ha riaperto questo piccolo red point, adesso vedete, una stupidaggine qua, che era già però presente, e scorre bene, facile da inclinare perché, come potete vedere, ha una forma che può essere, no, utilizzata come guida per la granulatura, e in questa versione mild taglia. Taglia è come perché mi ha fatto fuori una verve di 3 giorni già con la prima passata. Poi chiaramente era da rifinire. Adesso siamo praticamente al BBS, quindi il rasoio è efficace. Lo vedete anche nella sua esposizione della lama. Eccolo qua. Domani vedremo. Come si comporterà invece il suo fratellino minore, che è un minore, quello con un solo più, eccolo qua, verde militare, che è la versione meno aggressiva. Special, grande classico di casa Extracosmesi, piramide olfattiva veramente complessa, secondo me è appunto una formazione per gli amanti di questo tipo di profumo, di questo tipo di complessità, io la trovo eccezionale, la trovo tra le migliori prodotte da Extracosmesi, la trovo superiore al sandalo perché non c'è solo sandalo, c'è sandalo che secondo me la fa la padrona, anzi, ne vedo ancora un po', e c'è. Però tutta una serie di spezie, di legni, di
Sto leggendo ambra, patchouli, vaniglia di fondo. Insomma, è complesso e va apprezzato per quello che, per la sua complessità. Bene, io spero di non avervi annoiato. Ci vediamo domani. Proveremo appunto l'Hanson Radar con un'esposizione invece più morbida, più leggera per la natura quotidiana. Buona barba a tutti e buon sabato a tutti. E naturalmente buon anno. Tocchiamo ferro e qualcos'altro. Ciao a tutti.